stato molto contento quando me l'ha fatto notare, perché dicevo è un'altra delle tante stupidaggini che ho detto, invece anche questa ha avuto, almeno da quel punto di vista lì, una conferma. Allora, l'altissimo Dio Yahweh. Il motivo della contesa insanabile, sulla quale non saremo mai d'accordo io e questi, e alcuni, insomma, di questi esegeti ebrei, è questo, che secondo me questo qui è il capo di questi e questo è uno di questi, perché questo è un nome plurale che viene tradotto variamente, perché non si sa cosa significhi, cioè nessuno al mondo ha certezza della traduzione di questo. Io evito sempre di tradurlo, e quindi quando parlo di quelli lì dico o gli Elohim o quelli là. Yahweh meno che meno lo traduco, perché Elion invece ha una traduzione certa, perché questo è, viene usato anche come aggettivo in altre parti della Bibbia e significa proprio quello che sta sopra. Quindi qui ci siamo, qui e qui, meglio mantenere la sospensione del giudizio, almeno per quanto riguarda le traduzioni, così anche qui siamo più tranquilli. Allora, lasciamo quindi, finora vi siete accorti, immagino, spero, non ho mai parlato delle mie traduzioni, vero? Continuerò a non parlarne. Leggiamo le Bibbie che avete in casa, perché è tutto scritto lì, così non ci sono contestazioni. Allora, nel capitolo 32 del Deuteronomio c'è scritto una cosa interessante. C'è scritto che quando Elio, c'è qualcuno che ha una Bibbia? 32 versetto 8, se avete voglia, allora controllate solo che io non dica stupidaggini, poi se volete leggere ad alta voce la leggiamo. Allora, quando l'Altissimo, cioè quando Elion, definiva i confini delle nazioni e assegnava i popoli, Yahweh ebbe in assegnazione, non si scelse, ebbe in assegnazione quel popolo che, dice la Bibbia, trovò disperato, urlante nella solitudine del deserto. E dice la Bibbia che Yahweh si occupò di quel popolo senza che con lui collaborasse qualche altro El, cioè ha fatto tutto da solo. El è il singolare di Elohim. Allora la Bibbia, che la avete in casa, ci dice che lui ha avuto in assegnazione quel popolo e se ne è occupato senza farsi aiutare dai suoi colleghi. Poi, se abbiamo tempo, vi parlo un po' di Iliade e Odissea. Nel Crizia di Platone è raccontata la stessa storia. Si dice che a un certo punto i Zeoi, cioè il corrispettivo greco di questo termine qui, si sono divisi la terra, se la sono divisa secondo le loro attitudini personali, e c'è scritto che in alcuni casi alcuni di loro collaboravano nel gestire i posti che si erano assegnati. Quindi il Crizia di Platone ci racconta esattamente la stessa storia. Allora, diciamo questo. Supponiamo che sia vero ciò che dice la dottrina, le dottrine, perché la dottrina è troppo semplice, le varie dottrine, che comunque tendono a rimandare tutto ad un'idea monoteista, cioè Elion, Elohim e Yahweh sono sempre Dio, chiamato in tre modi diversi. Allora noi qui abbiamo Dio che col nome di Elion divide i popoli, li divide tra i suoi, cioè tra se stesso, e a se stesso se ne assegna uno solo. Cioè, degli altri dice, li ho fatti, li ho divisi, li ho spartiti, li ho definiti, ma degli altri non me ne frega nulla, io mi occupo solo di questo. Come scelta personale. Ma ripeto, nelle Bibbie che avete in casa, tutte bene, tipo, soprattutto per esempio, quella della Conferenza Episcopale Italiana, stanno diventando traduzioni sempre più letterali e non stanno più nascondendo cose che fino a un po' di anni fa nascondevano. Allora vuol dire che lui ha in assegnazione uno. Degli altri Dio non si occupa. Mi chiedo perché li ha fatti. E fin qui
potrei dire, vabbè, scelta sua, mistero di Dio. Non entro nella mente di questo Signore, di Dio, non riesco a capire perché ne fa tanti e ne sceglie uno solo, ma va bene. Ma il problema è che la Bibbia è il racconto continuo di come lui, col nome di Yahweh, con i suoi, massacra regolarmente tutti gli altri popoli che stanno nei territori che lui, col nome di Elion, aveva assegnato, ma che a un certo punto lui si vuole prendere. E invece di, essendo un Dio unico, invece di autoassegnarsi, come avrebbe potuto fare, perché non doveva mica discutere con nessuno, cosa fa? Li stermina. Questo è raccontato nelle Bibbie che avete in casa. Io dico che secondo me questo va contro il normale buon senso. Perché vuol dire che questo Dio alla sera con il nome di Yahweh non sa che cosa lui col nome di Elion ha deciso al mattino. Oppure, se lo sa, per correre ai ripari compie dei crimini. Uccide. Questo racconta la Bibbia. E su queste cose qui non si può applicare né l'analogia né la metafora. Perché il discorso delle uccisioni è continuo. Leggete il libro di Giosuè. Leggete il capitolo 10. Dove si dice, dopo che avrai conquistato quel centro abitato, dovrai passarle a fil di spada tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. Lo ripete 5 volte per 5 centri abitati. Cioè lo sterminio è continuo, perché lui si vuole andare a prendere territori che non si era assegnati. Allora, siccome io, cioè, mi rifiuto di pensare che siamo nelle mani di un Dio che non sa alla sera quello che lui ha deciso al mattino, oppure che alla sera... Per appunto recuperare ciò che la sua decisione che non gli piace più, massacra popoli che lui stesso ha creato e che hanno l'unica colpa di stare nel posto dove lui stesso li ha messi. Cioè, non ha senso. Cioè, no, voglio dire, lo so che un po' fa ridere, ma in realtà sarebbe drammatico se fosse vero, no? Sarebbe drammatico se fosse vero. Io dico per fortuna non è vero, per fortuna non è vero. Per fortuna siamo con ogni probabilità in presenza di un capo che ha diviso dei territori tra i suoi, uno ne ha avuto una certa assegnazione e poi ha cercato di, come fanno tutti i normali governatori colonizzatori. Allora, queste sono le patate lesse. Ok? Poi ci sono le interpretazioni, ma queste ve le raccontano i teologi, ve le raccontano gli esoteristi, ve le raccontano i cabalisti. Io vi metto lì le patate lesse. E le patate lesse dicono questo. Nel libro dei Giudici, del capitolo 11, si narra, giudici sono degli individui che prendevano nei momenti di crisi, quando il popolo era già in terra di Canaan, nei momenti di crisi prendevano il potere per recuperare la situazione, una sorta di figura, per chi ha studiato la storia romana, del dictator, no? Cioè, quindi questo governante a tempo determinato. Bene, uno dei giudici, Jefté, sta discutendo con gli ammoniti, cioè uno di questi popoli, e Jefté dice a loro, dice, voi vi tenete il territorio che vi ha dato il vostro Elohim di nome Chemosh. Noi ci teniamo il territorio che ci ha dato il nostro Elohim di nome Yahweh. Cioè non è che gli dice il vostro Chemosh è inferiore a Yahweh, o il vostro Chemosh non esiste perché è soltanto un idolo di pietra, invece il nostro Yahweh è Dio. No, in assoluta tranquillità. Dice, voi avete avuto un territorio che vi ha dato il vostro Elohim Chemosh, benissimo, noi ci teniamo quello che ci ha dato il nostro Elohim Yahweh. Piano di assoluta parità. Questo è continuo nella Bibbia. Non sono mie traduzioni, lo leggete nella Bibbia che avete in casa. Basta leggerlo. È un libro affascinante. Questo discorso qui si ripete un sacco di volte. Ovviamente è chiaro che per una visione monoteistica questo non è accettabile, ed è per questo che dico che ovviamente questa diatriba sarà eterna, nel senso che ovviamente non si potrà mai arrivare ad A. Ma ripeto, io racconto quello che leggo e vi sto raccontando quello che leggo nelle traduzioni che avete in casa, non nelle mie. Quelle traduzioni che avete in casa che non sono contestate, così siamo tutti tranquilli. Sempre leggendo nelle traduzioni che avete in casa, si dice che
Deuteronomio capitolo 6, traduzione della Conferenza Episcopale. Non seguirete Elohim Acherim, cioè Elohim altri, tra gli Elohim dei popoli che vi circondano, perché Yahweh, Elohim tuo, che sta in mezzo a te, è un Elohim geloso. Quindi voi con gli altri non ci andate, voi siete con me. Quando Giosuè, che è il successore di Mosè, sta per iniziare, diciamo così, la conquista della terra di Canaan, raduna i capi. Raduna i capi e dice: adesso dovete decidere. Dovete decidere conquistare. E gli dice: piano piano capisco anch'io come funziona. E gli dice, gli fa un attimo di storia per ricordare come sono andate le cose, e dice: i vostri padri, come Terach, e lo scrivo perché è importante capire questo concetto, padre di Abramo, e noi facciamo finta che sia esistito, e padre di Nahor, abitavano nei tempi antichi oltre il fiume, cioè in terra di Mesopotamia, per questo dico che la famiglia di Abramo era con ogni probabilità una famiglia sumera, servivano altri Elohim, cioè quando abitavano là, dice Giosuè capitolo 24 dal versetto 2, ma sono io che sono troppo vicino o è l'aria? No. Dice: quando abitavano in terra di Mesopotamia, servivano altri Elohim, e Yahweh prese, attenzione, il vostro padre Abramo e lo portò in terra di Canaan per conquistare quella terra. Tra l'altro dico per inciso che quando Abramo va in terra di Canaan deve fare una cosa molto precisa, deve presentarsi a Melchizedek, che dice la Bibbia era il Cohen, quello che viene tradotto come sacerdote, poi se abbiamo tempo vediamo un attimo chi erano i sacerdoti. Cioè il governatore locale, sapete per conto di chi? Non per conto di Yahweh, ma per conto di Elion. Cioè Melchizedek era in quel territorio il governatore che operava al diretto comando di Elion, e quindi quando Yahweh vuol portare Abramo lì, lo deve portare ad avere l'imprimatur del governatore locale che opera per conto del grande capo, e quindi lo porta, glielo presenta. Ma la cosa più interessante è che Yahweh, cioè il presunto Dio universale, non sceglie la famiglia di Abramo, ma dalla famiglia ne tira fuori uno, che era quello che, e gli altri continuano a rimanere là e non si sognano nemmeno di mettersi al servizio di Yahweh, perché loro che rimangono là continuano a servire gli Elohim che governano là. Su questo per la Bibbia non c'è nessun dubbio. Bibbia che avete in casa, eh? Farò tutta la conferenza senza parlare delle mie traduzioni. Allora, loro rimangono là. E dice Giosuè ai capi: abbiate dunque timore di Yahweh, servitelo. Togliete gli Elohim che i vostri padri servono oltre il fiume o in Egitto. Perché in Egitto? Ce ne sono altri qui, in Egitto, certo. Perché cosa succede? Abramo, sappiamo, va in terra di Canaan, poi il figlio che si chiama Isacco, un figlio che si chiama Giacobbe, che ha i 12 capi tribù, per semplificare, ovviamente la storia non è così semplice, ma insomma, per semplificare. Quando arriva una carestia in terra di Canaan, tutta la famiglia si deve spostare in Egitto, perché per trovare cibo. Cosa succede? Che quando vanno in Egitto, come ricorda bene Giosuè, loro, Abramo, insomma i suoi, devono mettersi al servizio degli Elohim che governano in Egitto, perché Yahweh in Egitto non poteva andare, non era territorio suo. Quindi Giosuè dice: quelli che servono in Mesopotamia